grande successo di pubblico per la terza serata del Mediterraneo Cedro Festival, che celebra l'oro verde della Calabria con una serie di incontri e appuntamenti dedicati al cedro e alle sue sfumature. Il cedro ha una serie di simboli, ha una serie di elementi che sono stati espressi il 14 con la marcia della pace. È un elemento di internazionalizzazione, di pace e dialogo. Il fatto che cristiani, ebrei e musulmani abbiano marciato insieme proprio per affermare questa esigenza del dialogo, della solidarietà e della pace è un aspetto estremamente importante che è stato centrato appieno. Abbiamo voluto soprattutto fare parlare la Calabria e i calabresi, perché hanno parlato gli uomini e le donne del cedro, gli show cooking, i momenti culturali. Abbiamo voluto far emergere che la Calabria è una terra che ha tantissime risorse, di cui bisogna averne consapevolezza. Molto apprezzato lo show cooking di Rossella Costa, in arte Rossella Kitchen, ex concorrente di MasterChef Italia, che sul lungomare per l'Asca ha deliziato il pubblico con ricette dolci e salate a base di cedro, evidenziandone la grande versatilità in cucina. Noi generalmente siamo abituati ad assaggiare e a gustare il cedro nei dolci, invece dobbiamo abituare il nostro palato a sentirlo spesso nel salato, perché ci aiuta tantissimo a valorizzare gli ingredienti dei pasti salati, perché è una bellissima nota agrumata. Stasera noi abbiamo preparato una rivisitazione di un curry indiano, però l'abbiamo fatto calabrese, quindi abbiamo fatto un salmone servito con una salsa al curry, sostituendo le spezie indiane ed il piccante con l'anduia e le spezie totalmente con il cedro, sotto varie consistenze, perché abbiamo messo del cedro fresco, dell'olio di cedro e del liquore al cedro per sfumare, e abbiamo servito poi con questa cremina fatta con il latte di cocco e delle fettine di cedro tagliate sottile e finito di cuocere con le fettine di cedro. Con Rossella abbiamo da tempo stabilito un rapporto di collaborazione che sta dando frutti straordinari. Poi lei è una chef straordinaria che sa esaltare i profumi di questo frutto straordinario in tutte le salse. Cedro da mangiare ma anche da bere, grazie agli esclusivi cocktail a base di liquore al cedro che hanno deliziato i numerosi presenti. Abbiamo preparato un cocktail alcolico o analcolico, come vuole l'ospite. In questo caso liquore di cedro, vodka naturale, e poi uno spiedino di ciliegia al maraschino e candito di cedro. È un'esplosione di freschezza straordinaria. Peppino Conde, insieme ad altri maestri della Via del Cedro, ha realizzato un ricettario dove vengono esplicitati tutti gli usi che con il cedro di Santa Maria del Cedro, che nel 2023 è diventato DOP, si possono ottenere. E questa sera al Mediterraneo Cedro Festival gli ospiti potranno, diciamo, assorbire e sorbire i profumi e le suggestioni che vengono fuori da questo frutto straordinario e dalla sua terra. Solo enogastronomia ma anche cultura, con la presentazione del libro La solitudine rocciosa, le radici della cultura monastica nel Mediterraneo, il Mercurion, a cura del professor Giovanni Russo, dedicato alla storia e all'evoluzione del monachesimo basiliano in Calabria. Il volume, per la vastità delle ricerche compiute, offre una nuova prospettiva sulla storia del monachesimo italo-greco e della famosa eparchia del Mercurion, che arricchisce le conoscenze finora acquisite. Musica, allegria e spettacoli hanno animato il lungomare fino a notte inoltrata. Accattivante e coinvolgente lo spettacolo delle Bailaoras, soliste della compagnia Ensemble Flamenco La Ventana di Lili De Cordoba, Camilla Bartoli e Chiara Ceccarelli. La serata si è conclusa con il concerto della Capri Band, che ha ripercorso la storia della grande musica italiana internazionale dagli anni 70 ad oggi.